greco acclamato dalla folla, come vive questo momento? Dai, con serenità innanzitutto, ma con grandissima felicità, una felicità che è dettata soprattutto dalla voglia di cambiare questa città. E quindi bello, bello essere cerchiato da tanta gente, insomma è una cosa che non capita proprio tutti i giorni, e quindi veramente grazie, grazie a loro, grazie alla città tutta, perché io sono e sarò il sindaco di tutta la città, ovviamente, perché credo seriamente e concretamente che questa città possa dare uno sviluppo concreto, possa veramente dare tanto. Come ricordate in campagna elettorale, questa è una città dei marittimi, è una città degli artisti, è una città del corallo, insomma è una città di pittori, è una città fantastica dove ci sta tanta cultura che negli ultimi 15 anni è rimasta così a zero. Noi la rimettiamo in gioco, è una città del santo, del nostro santo patrono. È una città che deve cambiare in tutti i sensi, quindi turismo religioso, turismo per la città, faremo di tutto, faremo di tutto. Oggi si respira un'aria nuova, c'è la voglia di rinnovamento. C'è la voglia di rinnovamento, dettata soprattutto dai tanti giovani che veramente ci sono stati vicini, che hanno creduto in noi, e questo non lo dimenteremo mai, dai. Luigi! Grande il sostegno delle istituzioni, anche dei sindaci dei comuni vicini. Sì, grazie. Sì, assolutamente, assolutamente sì. E questo è quello che già avevamo detto nelle giornate precedenti. C'è il sostegno di tutta la classe, diciamo, come dire, politica, ma nel senso di amministrativa, in qualche modo, con i sindaci dell'Interland che hanno fatto tantissimo bene alle città vicinore, e adesso in collaborazione con loro, così come prima che mi ha telefonato il presidente della regione, lui ha anticipato, ha detto adesso dovremo mantenere gli impegni che ci siamo assunti in campagna elettorale, e questa è stata una bellissima cosa, perché subito mi ha dato una sferzata, disse lavoriamo, così come è stata la chiamata del sindaco di Napoli. Ma anche, che sapete, come dire, presidente della città metropolitana che c'è vicino, e sicuramente da domani incominceremo a lavorare bene su questa città che ha bisogno di tanto, veramente. Non è stata una campagna elettorale facile, ma oggi è un grande sogno che si realizza. Non è stata una campagna facile, come sapete e come avete visto tutti. Alla fine la città ha capito ed era quello, diciamo, che era sotto gli occhi di tutti. Credo che adesso, al di là di tutto, uno deve essere il sindaco, io devo essere il sindaco, perché voglio essere il sindaco di tutta la città, perché questa è una bella città, torno a ripetere, ed è giusto che sia così, e insieme lavoreremo per il futuro, veramente per i nostri figli, per i nostri nipoti, che sia la cosa più bella e essenziale, credetemi.